avvicino all'onda che è in questa zona dove ho già messo il bianco. Inizio a formulare le onde, quindi inclinato e differenziato. Il bianco è l'onda, il blu è la schiuma. Il blu è l'acqua in mezzo alla schiuma. Serve, perché se no non si vedrebbe il bianco. Infatti, più mi avvicino alle gocce che ho già lasciato e si vedrà la schiuma. Quelle lì, inizia a vederle. Le mie sono verdi, vabbè, sono anche belle verdi. Attenzione a rimanere inclinati, me lo raccomando. Quasi, quasi orizzontali. Sì, perché poi questa rotondità che ti dà l'idea. E qui ho fatto il mio bianco, i puntini. E ti dà questo movimento. Poi, anche qui, lontano, piccolo, vicino, esagerato, grande. Questo è sempre vero. Sono le leggi della prospettiva. Quando hai fatto le tue pennellate ondiformi differenziate e orizzontali, puoi mettere un po' di bianco che ti fa la schiuma. Fare delle linee amorose, abbiamo detto, quindi colleghi gli umidi e ti dà una bellissima idea di movimento. Chi non ce l'ha glielo do in prestito se lo vuole, o altrimenti lo fa col bianco dell'acquarello. Poi dentro queste pennellate, se riesci, puoi mettere un po' di colore molto concentrato, scuro, nella parte inferiore, sotto, che così enfatizzi già nell'umido, enfatizzi l'ombra sotto. Sì, che dà volume da subito, perché sennò è piatto. Denso. Se lo facciamo con l'asciutto è una velatura. Se lo fai su asciutto è una velatura, è più rigida, così è più acqua, acqua genera acqua. E l'acqua fa meglio l'acqua. Non so se mi sono spiegata. Sì. Tutto in collegamento tramite l'acqua. Sì, bello. Il trucco è di inclinare sufficientemente la pennellata. Evitare le linee diritte. Poi quando tutto è mega asciutto, per ultimo ancora goccettine bianche con lui. Piccolo, lontano, stretto, largo. Quando dai queste pennellate è bagnata sotto, perché ci hai buttato prima il bianco. Ci ho buttato l'acqua. Non è tanto bagnato. Si fonde comunque. Colore acquoso, quindi tu arrivi qui e è bagnato. Sì. Quando fai queste pennellate per fare le onde è ancora bagnato? No, qua si è già asciugato nel frattempo che tu hai lavorato il mezzo, qui si sta asciugando. Esatto. E non l'ho più ribagnato. E non l'hai più. Scusa se mi cadono le cose. Ci divertiamo. Movimentato il vento. Siamo nella natura. Sì. Così non ci annoiamo. Ok?
cerco di tenere gli spazi piccoli là dietro. Perché non tanto. Sì. Vedi che il blu è l'acqua, il bianco è l'ombra. Se facessi finta di fare una rosa, forse riuscirei a fare l'onda. Mi avvicino, intensifico i colori. Di più, quindi sarà più però voglio anche un po' più nitido all'inizio, quelli primo piano. Spigoloso per lei. Con tanto qui si sta per asciugare. Vedi? Adesso diventa più spigoloso. Importante che tieni in mente la linea orizzontale e che il blu è l'acqua e che il bianco è l'onda e non viceversa. In negativo non si fa, cioè l'onda è in negativo, sì, ma è bianca e il mare è blu, se no non capiamo più niente. Qui avrai i tuoi puntini bianchi. Ah, tu c'hai il decoro, qui c'hai l'esempio, delle onde. Questo qui è carino, però è carino, un po' sciasta ci stiamo avvicinando al primo piano. Molto bello. Prendo il pennello più grande. Mi fai ridere, perché ecco, come se fosse una cosa mega nuova. No, proprio bello. Anche questo è un tema su cui potete giocare. Perché sembra quasi un paesaggio invece che un mondo. Intensificare i colori. Giocheremo, ma è molto in futuro. Per adesso è una cosa seria.
suo mare della pelosa. Abbia. Avete i materiali?